il ruolo della modulazione dell'ossigeno nell'epoca epigenetica. Cosa vuol dire questo scioglilingua? Di quanto sia importante a cercare per trovare, capire e agire. E allora oggi ci sono degli strumenti come S-Drive che ci danno proprio la lettura di quale frequenza si sta alterando. Quindi è importante agire nel mancato iniziale, ben trattino essere, per poter poi capire e agire. Non aspettate che la malattia prenda piede, quindi ai primi segnali avere un'opportunità di leggere dove c'è uno squilibrio, intervenire, capire il mondo delle tossicità, che non sono solo quelle del cattivo cibo, del junk food, ma fanno parte anche di aria e di quello che beviamo, oltre che quello che mangiamo. Cos'è l'esposoma? Tutto quello che ci intossica e siamo esposti, e allora arrivare al human toxoma, cioè il toxoma siamo noi, cioè quanto siamo intossicati, il nostro body burden, la nostra zavorra corporea, quindi quantizzarla oggi è possibile, ma ci sono diverse strategie verso le quali dobbiamo intervenire. Ovvio, tutto questo fa parte di uno stile di vita che andiamo a proporre. Bisogna capire che il cibo cura, riequilibra, sostiene, rafforza e depura se scelto. Dobbiamo iniziare a scegliere per combinare e modulare nel modo giusto tutti i nostri atteggiamenti.